È arrivato Ariel. Papà! Ciao, tesoro. Hai visto come ballano bene? Ciao, papà. Ecco la situazione che volevo evitare. Non è successo niente, stiamo solo ballando. Per favore, su, torniamo a sederci. No. Aspettiamo che finisca la musica, se no si insospettiscono. Avevi parecchio da fare, perché ci hai messo così tanto? Sì, purtroppo ero impegnato. Tesoro, hai fatto molto tardi, come va? Zio, buonasera. Ciao. Nina, per favore, va a ballare con tuo fratello. Su, vai. No, no, un'altra volta no. Tuo fratello vuole fare il bis, avanti. Bianca, Bruno, noi dobbiamo parlare. Avanti, parla, per favore. Questo silenzio mi rende nervosa. Ti ascolto. Sì, sì, zio. Che succede? Qualcosa non va? Arrivare qui e vedervi ballare. Vi confesso che mi ha sorpreso. E c'è qualcosa di male se ballo con Bruno? Sembravate molto uniti, molto complici addirittura. A vostro agio. Scusa, stai insinuando qualcosa o è soltanto una mia impressione? Non sto insinuando niente. A me sembra di sì. E se hai qualcos'altro da dire, allora dillo subito. Bianca, per favore, lascialo continuare, è normale. Ha visto sua moglie ballare con un altro uomo, anche a me avrebbe dato fastidio. Sì, d'accordo, se non fosse che l'altro uomo saresti tu, Bruno, suo nipote. Zio, lo sai com'è il tango, è un ballo molto sensuale e passionale, ma tieni presente che è solo un ballo. Ah, e ora ho capito, è questo che non sopporti, che io balli il tango con tuo nipote. Facciamo una cosa. Scordiamocelo. Cameriere? Non capisco. Che cosa non capisci, Santi? Volevano rimanere da soli per parlare, ma non stanno parlando. Sì, hai ragione. È strano, papà. E mi dà molto fastidio che non ci dica niente. Ora non vuoi più parlare, Ariel? Non ho nient'altro da dire. Credo che il mio commento di prima sia stato un po' superficiale, quindi non ci pensate. No, non fa niente. Non importa, zio. Vuoi che ce ne andiamo? No. No, qui si sta bene. Questa tensione ti fa stare bene? Mamma, adesso non posso, per favore. In questo momento? Qualcosa non va. Penelope sta per partorire. Sì, sì. E dove?